Manca la manodopera in agricoltura. È una questione di salario oppure si tratta di un lavoro troppo duro? Aziende agricole e associazioni di categoria lamentano una persistente mancanza di manodopera sia per il lavoro manuale sia per i tecnici. Questo avviene ogni anno, soprattutto alla ripresa della campagna agraria, dove proprio nei campi mancano le figure di braccianti e operai. Buongiorno, mi chiamo Giovanni, sono rumeno, sono venuto da Romania quando avevo 20 anni, ho iniziato a lavorare qua quindi 14 anni fa, in quel periodo non sapevo tanto la lingua o cose di Italia o di pecore, quindi diciamo che tutto li ho imparati qua. Nel primo anno, me lo ricordo, nei primi mesi, proprio nel primo mese quando sono venuto, che non sapevo quando mi parlava. Ringrazio a Battista per questo periodo in cui ci ha avuto pazienza, diciamo, perché quando viene all'inizio c'è sempre qualcosa che non capisci. Vai, 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 bo, 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 bo. Non lo puoi mettere? Se volete, mettilo, mettilo. Vai, vai, scarica, scarica, scarica. Bravissimo, perfetto, perfetto, perfetto. Basta, basta, vai, vieni, 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 vieni. Boh, posto, perfetto, benissimo. Battista, buongiorno. Buongiorno a te. Io salgo se posso. Assolutamente benvenuta. Grazie per averci invitato in questo bellissimo posto. Oggi finalmente ci siamo tolti la giacca, abbiamo indossato un abbigliamento consono al lavoro di campagna. Sì, un lavoro che faccio da oltre 30 anni. E infatti poco fa abbiamo appena conferito il latte alla Light, una cooperativa di Ittrida. Faccio parte appunto di questa cooperativa da oltre 30 anni e dal 2009 condivido questa attività con Giovanni, che ormai è diventato un mio figlio adottivo. A proposito di Giovanni, poc'anzi mi raccontavi che 14 anni fa Giovanni ha messo piede in questa azienda per iniziare la sua esperienza lavorativa. Sì, ricordo il giorno che mia moglie andò a prenderlo dalla stazione a Sassari. Non aveva mai visto questo tipo di lavoro, non sapeva parlare bene l'italiano, era già difficile capirsi, ma aveva una forte virtù e passione che era quella di voler imparare. Infatti, partendo da zero, oggi posso dire che è diventato un uomo completo che lavora con passione e ha portato via un bagaglio non da poco. Infatti rientrerà in Umaria, in Romania, e continuerà a fare l'allevatore con pecore di razza sarda. Ah, che bella questa notizia. A proposito di questo, in tutti questi anni popolazioni extracomunitarie hanno sorretto, possiamo dire, la produzione sarda, dando il proprio contributo anche stagionale, però c'è un problema: perché non sono rimasti in Sardegna? Sì, ricordo i primi anni la comunità albanese, per una decina d'anni avevamo gli albanesi, ma era molto più complicato, non c'erano le quote fuori dalla comunità europea. Adesso anche i rumeni non vengono così volentieri in Sardegna, anche perché loro sono entrati appunto in comunità europea, il tenore di vita da loro è aumentato e giustamente ognuno poi ha il desiderio e la voglia di rientrare in patria, come è giusto che sia. Ecco. Come mai? È sbagliato il modello di integrazione? Ma credo di no, fondamentalmente nella nostra cultura il dipendente diventa poi uno di famiglia, uno che viene accolto all'interno delle nostre famiglie, lui è cresciuto con i miei figli, è diventato uno di noi, però non tutti hanno il carattere di Giovanni e quindi non tutti riescono ad inserirsi come ha avuto la fortuna e l'abilità lui di fare nell'apprendere il più possibile. Lui è una spugna, qualsiasi cosa vede cerca di impararla e di portarla dentro come ricchezza, come patrimonio
per poter utilizzare anche in futuro. Qualche giorno fa ci siamo visti con l'ambasciatore del Kirghizistan, si sta provando a fare un progetto proprio di inserimento nelle nostre comunità. L'idea è quella di portare uomini e donne, anche perché c'è una forte richiesta anche di badanti, provando a inserirla all'interno dei nostri paesi, sperando che riusciamo, perché poi queste cose le si fa insieme, ad integrarli e inserirli il più possibile nel nostro territorio. Questo per far sì che ci sia una continuità di lavoro e loro possano apprendere quello che il mestiere che ci è stato tramandato dai nostri avi. Certo, spalo il latte e macino il, no, cioè, allora, che cavolo si fa questa roba? Pulisco! Pulisco. Giovanni, tu hai deciso di abbandonare il tuo paese per inseguire quali sogni? Ah, non era proprio un sogno, si trattava del lavoro, perché al periodo in cui sono venuto io qua, cioè avevo 20 anni, allora in quel periodo il stipendio in Romania era molto più basso rispetto a qua, e così ho deciso di provare qualcosa di nuovo, visto che in Romania quasi tutti, cioè, andavano a lavorare fuori. Da una prova sono venuto e eccomi qua. E sei rimasto 14 anni? Sì. 14 anni, è una famiglia bellissima, una moglie, una bimba. Sì, ci sono qua con mia moglie, che all'inizio eravamo solo fidanzati, con mia figlia adesso. E all'inizio, come tutti, non sai quello che trovi, quello che come lavoro, però piano piano mi sono, diciamo, integrato nel mondo di lavoro qua con le mie pecore, diciamo. E adesso il tuo futuro è deciso? Adesso il futuro non si può vedere senza un po' di pecore, però diciamo, hai così deciso comunque dopo 14 anni di, sì, far ritorno, allora, nel tuo paese di origine, diciamo la terra nostra che ci chiama come qualsiasi gente che vuole stare a casa sua. A dire il vero, quando siamo venuti non c'avevo casa mia, i soldi che li ho fatti qua, abbiamo comprato la casa, abbiamo fatto investimenti, cioè come ogni famiglia che si fa, cioè il sogno più grande di due fidanzati è quello di avere casa. La casa l'abbiamo comprata e poi non bastava il sogno di avere la casa, devi anche avere i soldi, perché è sempre così, è un lavoro stabile. Così piano piano sono passati 14 anni, quindi adesso direi che voglio provare la stessa cosa però a casa mia. Quindi raccontaci un po', tu adesso ritornerai nel tuo paese? Sì, allora nel mio paese questo tipo di pecore, la pecora sarda, non si trova molto, però c'è qualche allevatore che ce li ha. Dicono perché le temperature sono più basse da noi e quindi dicono che non resistano al freddo, che fanno la zoppia, è una malattia, che non li vanno bene da noi, però io voglio provare comunque a vedere come fanno la produzione anche a casa mia, non solo qua. Cioè, qua mi sono insegnato come azienda a un livello più alto, perché è più alto. A casa mia non lo farai così, perché io non riesco ad avere terra come qua, cioè in senso molti ettari, ma a un livello familiare, diciamo, lo provo. Benissimo Giovanni, allora in bocca al lupo. Grazie. Da pochi giorni c'è un allievo, un nuovo operaio, diciamo, che sta provando a insegnarsi con le pecore.
anche lì? Sì, sì. C'è caldo però. Non ci abbiamo l'aria condizionata. Certo. C'è anche odore. No, l'odore non c'è, questo gli dà l'abitudine. Ah, l'abitudine. Certo. Allora, la prova è andata bene? Quasi bene. Un po' ti manca la voglia. No, no. Però speriamo che da domani insegni di più e ti viene anche la voglia. Domani venga alle 4 del mattino. Va bene anche alle 4. Così iniziamo bene. Oltre al problema dell'aumento dei costi delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento, il settore del florovivaismo è accompagnato dalla solita carenza di manodopera specializzata. Da quasi ormai 18 anni faccio parte della grande famiglia che è la Flor Garden. E ciò che l'azienda mi ha trasmesso è proprio la passione e l'amore per le piante e per i fiori. Francesco Carboni, titolare dell'azienda florovivaistica, ti chiedo: qual è il tipo di manodopera che cercate per la vostra azienda? Il florovivaismo è certamente una delle branche dell'agricoltura che nell'ultimo periodo più hanno necessità di manodopera. Il motivo è molto semplice: richiediamo una manodopera professionale, qualificata, che è sempre difficile da trovare, perché il nostro mestiere è un po' particolare. La cura dei fiori e delle piante è certamente una cosa un po' particolare da fare. Che tipo di preparazione occorre? La preparazione nel florovivaismo è data certamente da una cultura agronomica, ma questo non significa che si deve essere necessariamente agronomo o perito agrario, significa che si devono avere le idee chiare su come le piante vanno coltivate. Tutti i fiori nel vaso, come mi avete detto, è tutto a posto, quindi sono preso, no? La prova è andata bene. Ma sei sicuro? Innanzitutto questi non sono dei guanti professionali. Ci vuole una preparazione che è data da dei corsi specifici che noi richiediamo e che fanno in modo che chi lavora le piante abbia un minimo di preparazione che è differente chiaramente dalla cultura dell'orto o dell'ortofrutta. Ecco, niente di più. Innovazione e digitalizzazione, quanto è importante adesso? Ma direi che non è importante, è fondamentale, ma per un semplice motivo, perché intanto oggi la tecnologia e la digitalizzazione in generale ci danno la possibilità di poter controllare le irrigazioni, le temperature da un'applicazione del telefono. Questo non significa che non ho persone, non abbiamo in azienda persone che si occupano di irrigazione o di temperatura, significa che abbiamo un supporto digitale ben importante per avere dei migliori risultati nella produzione. Direi che è fondamentale sempre di più. Buongiorno Pierre, grazie. Buongiorno Claude e ben arrivati nella nostra azienda. Questa è l'azienda agricola Eredi Anna Rosamanno. Pierre, che cosa significa oggi lavorare in un'azienda ortofrutticola e viticola? Allora, lavorare in un'azienda ortofrutticola, viticola e apistica come la nostra significa alzarsi molto presto la mattina e in questo periodo ci riposiamo nelle ore calde perché non si può lavorare e riprendiamo nel tardo pomeriggio, sino a notte fonda. Ma negli ultimi decenni è un po' cambiato il mondo del lavoro. Negli ultimi decenni si è proprio trasformato il mondo del lavoro, innanzitutto perché non si trova manodopera. Quello che non possiamo fare manualmente abbiamo cercato di farlo con delle macchine. Per esempio, in questo periodo si deve cimare la vigna. Noi, non avendo gli operai che lo possono fare perché non si trova più la manodopera, abbiamo acquistato una cimatrice che cima la vigna. E anche la spollonatura, che sarebbe pulire dai polloni la vite, lo facciamo con una macchina perché non abbiamo più gli operai che lo possono fare. Per voi questo è un danno? È un grandissimo danno, perché innanzitutto si perde la cultura dell'agricoltura. Per esempio la mia azienda, noi siamo agricoltori da 5 generazioni, sia dalla parte di mio padre che dalla parte di mia madre. In un periodo la nostra azienda è stata, tra virgolette, abbandonata perché ci siamo dedicati a fare altro. Poi invece mia sorella ha avuto l'intelligenza di riprendere in mano l'azienda di famiglia e l'ha fatta rinfiorire. Che tu abbia bisogno di un pochino di esperienza. No, ma io l'ho fatto l'esperienza. Io anzi invito anche tutti gli altri ragazzi, le ragazze che vogliono, a parte questa allergia che ho,
di venire a lavorare con noi senza questi guanti magari, perché questo lavoro dà tanta soddisfazione, eh? Ok, allora se porti un bel gruppo di giovani ti assumiamo. Bene, va bene? Benissimo. L'agricoltura oggi è importante quanto lo era in passato? Assolutamente sì, perché l'agricoltura italiana svolge un ruolo fondamentale per la crescita del nostro paese. Ed è importante che continui ad esserlo. Ma servono nuove forze che contribuiscano alla sua crescita.